Buongiorno, la puntata di oggi comincia con un filmato che vi presenterò tra pochi secondi, appena finiti i titoli, che potrebbe portare qualcuno fuori strada dicendo: ma di che si vanno a occupare questi signori che in genere parlano di altre cose? Ebbene, vedrete a capo di questo brevissimo filmato, ma molto significativo, che in realtà riconduciamo quelle immagini che potrebbero sembrare un po' eterogenee nel solco di una delle cose, di uno dei temi che cerchiamo di approfondire, di trattare qua. Perché le immagini che vedrete si riferiscono a una partita di pallone, di calcio, ma dietro quella partita di calcio ci sono delle cose che dovrebbero preoccuparci, che avevano cominciato a preoccuparci e di cui poi nel bailam in cui siamo immersi ci siamo un po' dimenticati. Il gol del 2-0, autorete di Andrea Masiello, fotografa la stagione decisamente nera del Bari. Masiello non si vuole rialzare, è scioccato. Lui, che ha dato tanto, non voleva che finisse così, così male. Ecco, perché questa cosa ci interessa? Prima della risposta vi presento i giovani ospiti della puntata, li vedete qui, con i loro bei volti intenti, sono gli allievi del liceo classico Amedeo di Savoia di Tivoli, accompagnati dalla professoressa di storia e filosofia Donatella Conti. Buongiorno. E torniamo al nostro filmato, che sembrerebbe così una roba invece. Abbiamo qua i due ospiti, che sono i due colleghi, Giuliano Foschini, il movimento della Camera. Giuliano Foschini, che è questo giovanotto, questo giovane uomo con la barba e il capello ribelle, e invece il più serio Marco Mensurati, austero, glabro, fronte. Avevo colorito la presentazione impacciando l'applauso, mi rendo conto, doveva essere più secco. Lo rifaccio, no? Allora, chi dei due risponde, Foschini? Che era successo in quella partita? È successo che quel gol hanno ammazzato Olly e Benji. Hanno ammazzato Olly e Benji, hanno preso il sogno del pallone, quello dei bambini, dei ragazzini, il cartone animato, quello di tutti i tifosi. Non lo so, l'hanno stritolato, hanno preso il sogno del pallone e stritolato. Quella è una partita toccata, quello non è un autogol qualsiasi. Quel signore era stato pagato 200.000 euro dall'altra squadra per tuffarsi in quello specifico momento e spingere quella palla in porta. Era un calciatore che era stato pagato da attore, era riuscito perfettamente, insomma, faceva quasi tenerezza il collega che faceva il commento: è stato il momento suo più brutto. No, in quel momento, poi a un verbale, perché quel signore è stato arrestato, ha detto che lui per terra rideva, perché dice: cazzo, ci sono riuscito, incredibile, ci sono riuscito. Io cito un verbale, noi siamo giornalisti di cronaca giudiziaria, era riuscito a fare l'attore, invece era un calciatore. E quindi quell'esatto momento invece era un fenomeno di un contagio che noi in questo libro abbiamo provato a raccontare. E appunto, quale libro? Questo. Si chiama Lo Zingaro e lo Scarafaggio, titolo, ve lo devo dire, non felicissimo, perché chi non è dentro, io per esempio non avevo capito il titolo, ho dovuto leggere. In realtà è un libro, è un romanzo, questi due colleghi hanno romanzato in maniera, devo dire, apprezzabilissima, proprio si legge la storia con un singhiozzo, hanno romanzato un'inchiesta, è così. Noi in realtà ci teniamo sempre a dirlo che, per quanto possa sembrare un romanzo, non lo è. Non c'è un solo elemento di fiction nel romanzo, se non diciamo il pretesto narrativo, che è l'autista del protagonista, che è Christian Ilievski, un bandito, un latitante che abbiamo avuto, insomma, l'avventura di intervistare. Dove l'avete incontrato? In che paese? Ma in Macedonia, Skopje. È stata un'avventura abbastanza difficile, molto divertente. Penso che la cosa si veda anche, si capisca anche leggendo il libro, ci siamo divertiti come dei matti a farlo. È il risultato di un'indagine giornalistica lunga un anno, ma è chiaro che ha preso lui sarebbe lo zingaro del titolo, uno di quelli che organizzano le scommesse e che vi ha detto:
voi avete bisogno di gente come me, vi serve la gente come me, così potete contare il vostro dito e dire quello è un uomo cattivo e voi invece vi sentite buoni, sapete solo nascondervi, sapete solo dire bugie. Ora, varie domande si affollano perché l'argomento è succulento, anche se diciamo insomma fa un po' schifo, ma per esempio voi a un certo punto proprio all'inizio dite, meglio che mi metto gli occhiali, se no non andiamo avanti. Questo Cri, che sarebbe poi cristiano, questo si chiama, come si chiama? Cri? Christian, ecco, scritto in quel modo, insomma, è Christian. Questo Cri è uno capace nel giro di 23 secondi, salto il dettaglio, di far fare a 1 milione di euro due volte il giro del mondo sull'asse Ascoli-Piceno-Singapore, un sistema geniale che investe i soldi degli altri sul bene più trascurato dai mercati internazionali, la stupidità dei calciatori e dei tifosi. Questa è la molla, secondo me, che spiega. Quelli hanno degli interessi pazzeschi da far girare, ma contano sulla stupidità dei calciatori. Sono stupidi i calciatori? No, guardo Maurizio laggiù nell'ombra, perché il direttore di studio si diletta anche di calcio, allora la domanda in qualche modo lo riguarda, diciamo. Non lui personalmente, no, per carità, quelli che lui guarda. Ma questo ha molto a che vedere con la scelta del titolo. La stupidità dei calciatori, di molti calciatori, non è una stupidità soggettiva, è una stupidità di sistema, è una stupidità connessa al ruolo e alle aspettative sociali che si attribuiscono a quel singolo ruolo. È connesso al titolo per il motivo che Ilieschi, per tutta questa intervista... Ilieschi è il cognome di Christian. Sì, del protagonista poi dell'inchiesta, un personaggio assolutamente vero. Per tutta questa lunghissima intervista cena che abbiamo fatto a Skopje, con lui in una situazione molto surreale... Registravate? Noi siamo andati. O appunto. No, siamo andati... Ah, scusa, abbiamo registrato tutto, sì. Sì, abbiamo registrato tutto. E l'avete pagato? No. Assolutamente no. La situazione è stata abbastanza... Non sento. La situazione è stata abbastanza particolare perché lui era latitante, era cercato dalla polizia italiana e mezza polizia europea e noi abbiamo fatto una cosa banalissima. C'era un numero di telefono sull'ordinanza di custodia cautelare e abbiamo digitato il numero e ha risposto. Pronto? Pronto. Noi abbiamo detto, guardi, siamo giornalisti, vorremmo intervistarla. E lui ci ha detto sì. E allora ci siamo messi a ridere, non abbiamo nemmeno avuto il coraggio di dirlo al giornale perché sembrava una presa in giro. Ci siamo messi in ferie e abbiamo detto come veniamo a Skopje e lui ci ha consigliato di prendere un volo low cost da Roma a Salonicco. Cioè poi ci penso io, siamo arrivati a Salonicco e abbiamo trovato un signore con un cartello Foschini mensurati da Ilieschi e siamo montati a bordo di questa macchina, siamo arrivati a Skopje ed è cominciata questa incredibile giornata. Ma non la pistola, no? Sì, assolutamente, sì. Ma la cosa era molto più pericolosa di quello che ci aspettavamo. Per noi quando la polizia ci ha interrogati, perché questo era latitante, insomma, la polizia appena siamo rientrati... E quella vostra inchiesta fece un certo scalpore. E creò anche qualche problema. Ma la polizia ci disse, alla fine dell'interrogatorio, il brigadiere ci prese da parte, ma voi siete due scemi, ma sapete che questo è seguito da mandati di cattura anche per omicidio, cose, insomma, piuttosto sgradevoli. Noi ovviamente non lo sapevamo, altrimenti non l'avremmo mai intrapresa questa cosa. Noi ci eravamo appassionati a Ilieschi perché nei verbali veniva descritto come brutto e terrificante da tutti quanti. Allora ci dicevamo, ma quanto deve essere brutto uno per essere descritto come quello brutto e terrificante? Poi quando l'abbiamo visto abbiamo capito, era immenso, una specie di, sembrava Shrek, però Shrek, il personaggio, quello verde, l'orco, sembrava un orco con una cicatrice qui e la pistola. Insomma, ci ha portato in giro per Skopje con questa pistola brandita nella mano sinistra, guardaspalle della polizia. La Macedonia fa parte dell'Unione Europea o no? Non lo so. Ci sono dei trattati reciproci, però per esempio per questo tipo di reato non è possibile l'estradizione. Ho capito. Aspetta che c'è una signorina impaziente che agita un microfono. Serena. Che è? Sono Serena. Serena? È Serena? Sì. Anche noi no, ma insomma... Volevo chiedere come i calciatori, che pure guadagnano così tanto, possano lasciarsi corrompere così facilmente. Aspettate a rispondere perché Serena va a cogliere un punto che anch'io, brava, avevo notato, anzi avevo sottolineato una frase. Eccolo qua, che completa la domanda della nostra Serena. Dice, aveva capito lui, il criminale, che i calciatori sono una massa di bambini avidi e viziati.
gente convinta che il proprio tenore di vita sia un diritto, qualcosa di scontato e non una variabile che dipende, come per qualsiasi altra categoria, da fattori chiave tipo il tempo che passa, il talento, la fortuna, viaggiano in Mercedes, c'è il salto dei dettagli, uomini inclini alle diseducati alle sofferenze, sin da ragazzini, virgola, robaccia. E questo, quindi dicevamo stupidi, in realtà questo ritratto è peggio, non sono solo stupidi. Infatti quello in particolare era la spiegazione, il ritratto che faceva della categoria calciatori ci ha fatto Ilievski, che li chiamava gli scarafaggi, poi insomma con questi scarafaggi Ilievski aveva chiaramente un rapporto complesso. Poi, lo scarafaggio è l'altro elemento del titolo, lo zingaro è questo orrendo personaggio, lo scarafaggio che è appunto un rappresentante della categoria, un enorme sineddo che diciamo. Ma per rispondere alla domanda sulla perché un calciatore che guadagna così tanto, nell'immaginario è un paradosso, ma in realtà è abbastanza normale. Noi, per spiegarlo, ce lo chiedono spesso. Amiamo citare il caso Masiello. Masiello è quel calciatore che si è fatto da solo l'autogol, un calciatore di assoluto talento. Mentre Menzionati parla, possiamo magari rivedere se non è complicato. Un calciatore di indiscutibile talento, un calciatore che Capello, il grande difensore, aveva anche frequentato le nazionali italiane, quindi era un giocatore che l'anno successivo a quell'autogol avrebbe avuto un contratto da 1 milione l'anno. E allora uno dice, per quale motivo uno così ricco si va a mettere nei guai per così poco? In realtà perché il mondo del calcio è complesso, i calciatori siglano contratti milionari, ma molto spesso poi quei milioni non li vedono, o se li vedono molto tempo dopo. Al Bari, ad esempio, in quella squadra lì, avevano smesso di pagare lo stipendio da tanto, tanto tempo, e il calciatore aveva però una quantità di esigenze connesse alle aspettative che lui stesso aveva per la propria vita, creato. Quindi la macchina, il divano, perché poi alla fine quelli nel pomeriggio in cui sono andati a ritirare i soldi sono poi andati a comprarsi il Mac, il PC, il computer. Cioè, il problema è che loro avevano sì un contratto milionario, ma loro non avevano poi i soldi, il concreto. Quindi in realtà a fronte di una condizione teoricamente agiata c'era una condizione... Ho capito. C'è Vladimiro Polchi che voleva dire una cosa, credo, a Corredo. Sì, gioca per avvalorare questa immagine che siamo dati dei calciatori, se non stupidi, ingenui. C'è una notizia del luglio scorso, che appunto il procuratore aggiunto Walter Giovannini ha chiesto l'archiviazione di un caso. Il caso erano 12 giocatori del Bologna che avevano, diciamo, abusato di pass per disabili, per i parcheggi e per entrare nel centro storico. Il PM li ha giustificati con queste parole. Nel nostro paese i moderni gladiatori, cioè i calciatori, vivono in una sorta di bolla immateriale che, salvo rare eccezioni, li mantiene avulsi dal quotidiano al limite dell'incapacità di badare agli affari correnti. Cioè deficiente. Diciamo sì, capace di intendere di volere, sembra quasi. Sì, deficiente. Volevo sapere, lei chi è? Sono Daniele. Daniele, vorrei sapere se lei è tifoso. Sì, io sono tifoso. De che? Della Juventus. Te pareva? Ma come con tutto quello che è successo? Lo so, purtroppo è un po' una delusione da tifoso sapere che dietro quella squadra c'era, diciamo, quel movimento. C'era un movimento. Sì. Scusi, prima che lei fa la domanda, Daniele, c'è qualche donato? Lei con quel bel taglio di capelli, molto bello, quello mi piace. Quel taglio mi piace, anche la barba. Come si chiama? Sono Tommaso. Tommaso è tifoso? Sì. De che? Della Roma. Che dobbiamo pensare? Niente. Va bene. Ma il tifo non c'entra niente. Il tifo non c'entra niente. Come il tifo? Aspetta. Ma no. Poi c'è Daniele. Ma sì, esattamente la gente come Ilievski ha fatto un sacco di soldi grazie ai tifosi. È quella la cosa. È esattamente quella. Ma si fanno i soldi perché è un sistema di rimozione. I tifosi sono uguali a quei figli che ammazzano le madri e poi vogliono i cadaveri per 3-4 giorni. Perché vogliono rimuovere quello che hanno fatto. I tifosi sono identici, sono incapaci di poter affrontare un pensiero complesso. Dai, fai il ritratto. È esattamente così. Cioè, se noi gli spieghiamo, quando noi andiamo in giro a presentare il libro, e proviamo a spiegare che c'è la criminalità internazionale che ha aggredito la quinta azienda italiana,
e che la Lazio, la Juve, l'Inter, la Roma non c'entrano nulla, la prima domanda è sempre: ma perché non parlate mai dell'Inter? O perché non parlate mai della Juventus, piuttosto perché non parlate mai della Roma? È impossibile provare a fare un discorso complesso nel quale noi proviamo a spiegare che questa riguarda non il calcio, ma riguarda quelli che vanno a sfilare per strada contro la criminalità, che questi guadagnano di più i Lieschi e gli amici suoi, scommettendo, cioè, questi criminali, sì, scommettendo su una partita di calcio e guadagnando, come è successo al Binoleffe Piacenza, una partita di cui non si ricorda nessuno, hanno guadagnato 12 milioni di euro nel giro di 3 minuti, guadagnano più così. Come 12 milioni di euro? Sì, hanno spostato 6 milioni di euro nel giro di 3 minuti tramite conti correnti esteri, sì, su Singapore, la partita era truccata, in questa maniera hanno eluso i controlli da parte delle agenzie di scommesse, la partita era truccata e ci hanno guadagnato il doppio. Con una partita di droga ci perdevano molto più tempo, guadagnavano molto di meno, soprattutto rischiavano infinitamente di meno, perché in Italia rischiavano di più. Infinitamente di più, cioè in Italia la legislazione è ferma al totocalcio. Ecco, guadagnare, sì, quei soldi lì rischiano un anno e 6 mesi di carcere. In quella maniera Ilieschi ha rischiato al massimo un anno e 6 mesi di carcere. Okay. E questo alibi è dato grazie ai tifosi che fanno finta di non vedere. Daniele, sì, tu queste cose che ha detto Foschini ti scuotono un po' o no? Sì, molto, a dire la verità. Allora, domenica prossima, invece di andare allo stadio, stai a casa e ti leggi un bel libro. Un bel libro. Va bene. Per esempio questo. Va bene questo. Dino, scusa, stiamo giocando un po'. Prego. Volevo sapere se e come le associazioni mafiose si infiltrano nelle società sportive e nel gioco del calcio in generale. Ma sì. Come si fa? Chi risponde? Giuliano Foschi. Quello che hanno fatto è stato sfruttare innanzitutto la permeabilità del sistema calcio, cioè le società di calcio, pur essendo appunto la quinta azienda italiana, spesso è il caso del Bari, sono gestite come una bottega di famiglia, quindi non c'è nessun tipo di filtro o di controllo. I giocatori hanno come le regioni, diciamo, più o meno come i gruppi di partito. E devo dire che i giornalisti, come quelli delle regioni, sono anche abbastanza distratti e quindi nello specifico vedono poco. Avvicinano i calciatori, che di solito hanno una struttura culturale abbastanza, anche rudimentale, in questo caso, diciamo ecco, rudimentale, facciamo un eufemismo, e poi però sono sofisticati. Ma poi, scusi, dopo rispondiamo meglio a Daniele, mi interessa una cosa: io non ho mai conosciuto un calciatore, ma se uno ci parla, questi parlano, sono capaci di parlare di un, sì, pensiero articolato? Assolutamente sì, poi dipende anche da calciatore a calciatore, no, ce ne sono... Sa, le forme dell'intelligenza assumono tante caratteristiche, sì, certo, quindi qualcuno la esprime in un campo di gioco, qualcun altro scrivendo bene, però poi sono sempre forme dell'intelligenza, quindi poi dipende da calciatore a calciatore. Io prima, parlando della stupidità del calciatore, ho precisato che si trattava di una stupidità non soggettiva, funzionale, di categoria quasi. Di categoria, non so se... sì. Scusa Ruschini, no. Ma quindi, per esempio, le associazioni criminali, chiaramente, sono parlo un po' più lentamente, c'è il vizio di Polchi, se no non si capisce. Sono più intelligenti degli altri. Hanno, per esempio, inventato un sistema, un algoritmo matematico, un algoritmo da borsa, per cui scommettendo su una stessa, su una partita, sull'1, sull'X e sul 2, quindi su tutti i risultati, puntando 100, 100 e 100, qualsiasi sia il risultato, se va bene guadagni 305, se va male prendi 295, il risultato è che hai riciclato i 300. Il risultato? È che hai riciclato i 300 che hai scommesso. Quindi quando arriverà lo Stato a sequestrarti il tuo capitale mafioso, tu esibisci la ricevuta di una scommessa vincente e quindi eviti il sequestro. In questa maniera le associazioni criminali fanno il business sul pallone. E chiaramente questo sistema non ha nulla a che fare con la Juventus, con la Roma o con la Lazio. Quello è uno strumento. Tommaso, prima ho chiesto a Daniele se era un po' scosso. Tu sei scosso o no? Sì, comunque penso che sia un fenomeno che sconvolge tutti coloro che sono interessati al mondo del calcio. E quindi chi ama veramente... O al mondo o al gioco, perché sono due cose. Ma il gioco del calcio comprende un mondo del calcio, perché comunque si tratta di amare uno sport che viene anche portato avanti. E quindi comunque penso che chi veramente ama il mondo del calcio e pensa che nel calcio possa trovare felicità o comunque anche una gioia, è comunque sicuramente turbato da quello che comunque sta rovinando Però resta. Resta perché non si la riesce... La bandiera, la sciarpa, lei si mette la sciarpa la domenica? Sì, quando capi, certo, quando vado, sì. Forza Roma, quella roba lì? Sì, sì. Lo fai, eh?
No, Corrado. Ma volevo fare vedere un grafico che ha fatto Ilvo Diamanti con Demos MP per far vedere che in verità c'è un effetto collaterale. Non è vero che il tifoso è del tutto impermeabile a questi scandali, perché stando appunto a questo sondaggio, vediamolo, questo sondaggio Demos MP, si ha una netta diminuzione di chi si dichiara tifoso dal 2009 al 2012. Dunque un effetto c'è, il fatto di rappresentare il tifoso come un inconsapevole forse è un po' i no sono i blu. I non tifosi sono i blu, gli arancioni sono i tifosi. Era il 44 e diventate 56. E il tifoso dal 55 è passato al 42. Ecco, Tommaso fa parte sempre dei 42, perché è rimasto, e anche Daniele, sono rimasti nei 42, non sono passati nei... Lei anche lei ha un bel taglio di capelli. Voi lo siete andate dallo stesso barbiere, suppongo. Andavamo. Sì, andavate, sì bello. Anche sono la barba. Andrea. Andrea, la barba, sì. Prego. Anch'io sono tifoso, non, di della, che cosa? Non della Roma né della Juve, bensì della Lazio. Ecco, la Lazio. Che interessa in questo ambito, ad esempio del calcio scommesse, come sappiamo, ha interessato. Ok, diciamo, la Lazio come sta messa? Stava messa male? Come stava messa? La Lazio è una delle squadre sicuramente messe meno bene in questa situazione. Andrea, mi delude. Sono rimasto scosso anche perché sono un tifoso da quando ero bambino e anche ho praticato il gioco del calcio per diversi anni. La segnalo a Maurizio, che è uno che se ne intende fortemente. Porchi suggerisce, e ha ragione, di far vedere un documentario impressionante, perché voi non siete rimasti, siete stati debolmente scossi da queste porcherie, ma anche i cronisti, professionisti, si comportano così. Buongiorno, innanzitutto volevo, scusate l'emozione, ma... Inizia a parlare, poi si ferma, un lungo silenzio. È molto provato, Beppe Signori. Prova a dribblare i fantasmi di questi giorni. 2 settimane in arresto, una pioggia d'accuse, una carriera stroncata. Ecco, i giornalisti, invece di dire mascalzone, ma perché ti sei mescolato, applaudono quella stupida emozione di questo. Come è finito sto signori? Dove giocava? Nella Lazio? No. Anche. Vedi? Lo vedi? Signori. Tu fai il tifo per signori. Come è finito? È finito che in questo momento sta per esempio l'indagato, probabilmente verrà rinviato a giudizio. Gli hanno trovato i conti in Svizzera con i nomi dei vini. Dei vini sardi, erano conti criptati. Sì. Dove circolavano appunto i soldi delle scommesse. Il riciclaggio, signori, questo riciclaggio avveniva attraverso dei conti cifrati tenuti a Lugano e che venivano coperti con il nome dei vini, un vezzo. Si usavano gli orologi, poi le piante, lui invece ha optato per i vini, c'era questo conto Cannonau che ci aveva folgorato un po' a tutti quando l'abbiamo trovato. Ma quella scena, voglio dire, è una scena esemplificativa di un atteggiamento complessivo di indulgenza che si ha nei confronti dell'eroe, come se si trattasse sempre di una narrazione irreale. Dell'eroe caduto in questo caso. Lei sembrava caduto. A me sembrava ben rialzato in quel momento. Quell'applauso in qualche modo è un bentornato capitano, perché poi il calcio adotta sempre questa retorica guerresca, sempre bentornato capitano, dagli capitano. Lui è stato il capitano della Lazio, è stato poi il capitano del Bologna, uno dei più grandi calciatori della storia del calcio italiano. Assolutamente. Ah, sì, bravo, assolutamente, fuori classe, assolutamente. Lui era quando è finita la carriera, lui ha sempre avuto un po' la compulsione delle scommesse, del gioco. Lui era famoso per il gioco del Bondì, che viene anche poi raccontato nel libro. Lui scommetteva con tutti quanti, con chiunque gli capitasse a tiro, che non fosse in grado di mangiare un Bondì, una merendina, nel tempo necessario a coprire 30 passi. In effetti questa merendina è particolarmente importante dal punto di vista della mollica e quindi effettivamente vinceva quasi sempre. Poi quando è finito il calcio e è cominciato il calcio giocato, è cominciato quello così di retrovia della fine carriera. Grazie Giuliano Foschini e Marco Mensurati, grazie di essere stati qua, di averci arricchito. Spero che questi giovanotti e signorine abbiano tratto qualche cosa, qualche piccolo
e soprattutto grazie a questo libro, Lo Zingaro e lo Scarafaggio. Ripeto, il titolo può essere fuorviante, ma quello che c'è dentro ci riporta in me anche il gioco del calcio è finito, come molte cose del resto. Sul sito lestorie.rai.it potete rivedere volendo il programma. Grazie.